thank mm -hmm. you Le qualità oggettive e le qualità soggettive. È un tema eh, abbastanza interessante e anche abbastanza importante eh, perché, eh, che differenza c'è tra oggettivo e soggettivo? Iniziamo con il definire i termini. Oggettivo è ciò che si riferisce all'oggetto, quindi all'oggetto della conoscenza in sé per sé, a questa cosa qui in particolare. Mentre soggettivo si riferisce al soggetto conoscente o si può riferire a come l'oggetto, a come la cosa, appare al soggetto conoscente. Che cosa significa? Significa che se io eh, mi eh, rapporto ad una mela, ho fame, voglio mangiarmi una mela. Ci sono delle caratteristiche della mela, per esempio il profumo della mela, il sapore della mela, eh, la consistenza della mela al palato o oh, la buccia della mela al tocco delle mie dita, assolutamente liscia, il colore della mela, tutte queste caratteristiche mi chiedo e vi chiedo ineriscono alla mela in sé, cioè sono caratteristiche specifiche dell'oggetto o piuttosto si tratta di caratteristiche che ineriscono al soggetto conoscente, cioè il gusto della mela, il sapore della mela, l'odore della mela è una qualità propria della mela oppure è una qualità che io, soggetto conoscente, sensibile in questo caso, aggiungo alla mela, percepisco della mela. Detto in altri termini, dipende dal mio apparato sensibile, dalle mie papille gustative, dalle mie terminazioni neuroniche, se vogliamo usare un linguaggio contemporaneo, o dipende dalla mela in sé per sé? Probabilmente dipende da ambedue i due fattori. Ma che cos'è la mela realmente? Esiste in sé per sé la dolcezza? Esiste in sé per sé la liscezza? Eccetera, eccetera. Queste sono domande eh, che oggi forse appaiono superflue, qualcuno vi potrà rispondere che si tratta di una serie di reazioni chimiche per cui anche l'odore, il sapore, il colore alla fine dipendono da. Un contatto, un contatto, una chimica particolare, c'è cioè una chimica del mio organismo, del mio in quanto soggetto conoscente, c'è cioè una chimica dell'oggetto in sé, della mela in sé per sé, e questa chimica che io posso studiare, posso definire attraverso formule, mi produce eh, relativamente a quella che è la mia percezione soggettiva, quella determinata sensazione di dolcezza, di profumo, eccetera, eccetera. Ora, non si tratta di una questione di poco conto, perché, perché nella visione aristotelica, che era quella predominante no, fino al 600, e con la quale abbiamo visto Galileo polemizza a più riprese, le qualità che dicevamo prima, cioè le qualità sensibili, l'odore, il sapore, ma anche il calore, erano considerate qualità proprie dell'oggetto, quindi proprie della mela, ovvero delle qualità accidentali o sostanziali di quella determinata cosa. Dunque dobbiamo necessariamente tornare ad Aristotele. Per Aristotele la natura, il mondo, la realtà è fatta di sostanze. Queste sostanze hanno delle caratteristiche specifiche, Alcune di queste caratteristiche sono sostanziali, per esempio l'intelligenza o, so o la socialità dell'essere umano. Sull'intelligenza ecco, non ci metterei esattamente le mani sul fuoco, ma diciamo, diamola per scontata. Altre caratteristiche sono accidentali, l'avere o il non avere una capigliatura folta è assolutamente accidentale, nulla toglie che quello sia sempre un uomo. Tra queste qualità... Sostanziali e accidentali ci stanno anche gli odori, i sapori, eh, il calore, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che io posso studiare e sapere intorno alla natura dipende in sé per sé dal, dall'oggetto. Il soggetto della conoscenza, quindi l'uomo che conosce, che si rapporta alle cose in termini sensibili e in termini noetici, in termini intellettuali. Non fa altro che recepire, in maniera corretta, allora in quel caso abbiamo la verità, in maniera scorretta, in quel caso lì abbiamo l'errore. Non fa altro che recepire delle cose che esistono in sé per sé, delle qualità, degli attributi che esistono in sé per sé, che ineriscono alle sostanze, cioè che sono proprie di quelle cose che noi conosciamo, con cui noi entriamo in contatto. Si tratta di una visione del mondo, di una visione filosofica assolutamente realista. In filosofia si parla di realismo o nella parola realismo c'è res, che vuol dire cosa e che, che cosa intendiamo, che ha la preminenza in questo tipo di visione la causalità, cioè l'oggettualità delle sostanze. Il soggetto conoscente non ci mette quasi nulla di suo, cioè non fa altro che recepire, come uno specchio che riflette la luce, quello che esiste nella realtà. Se lo recepisco nella maniera corretta, cioè se mi adeguo alla realtà, allora, ripeto, ho la verità, cioè la conoscenza è assolutamente chiara e distinta. Se invece distorco in qualche maniera le informazioni che mi vengono dalle cose, ma che appartengono alle cose in sé per sé, allora abbiamo l'errore, questa è la visione realistica o realista, per dirla in termini filosofici. Qual è la novità introdotta da Galileo in questo ambito qui, in questo passo in particolare? Beh, la novità è la seguente, sì, esistono delle qualità che ineriscono all'oggetto in sé per sé cioè che sono proprie dell'oggetto in sé per sé e che noi possiamo conoscere attraverso l'intelligenza attraverso l'intelletto attraverso la razionalità ma poi ci sono altre qualità che ineriscono invece al soggetto conoscente che sono proprie del soggetto conoscente cioè non sappiamo se ci stanno realmente nel, nel mondo negli oggetti in sé per sé Ce le mettiamo noi probabilmente. Comunque, dal punto di vista scientifico, sono del tutto ininfluenti e queste qualità soggettive sono il gusto, i sapori, gli odori, i colori. Queste cose qui non sono realmente oggetto di scienza. Non le possiamo calcolare, non le possiamo formalizzare, non le possiamo universalizzare. Non esiste la formula della dolcezza della mela mentre posso misurare in maniera assolutamente corretta, eh, non so, la forma della mela, posso misurare la sua consistenza, posso misurare la sua massa e così via. Cioè tutto ciò che è misurabile e che è traducibile in termini geometrico-matematici, inerisce all'oggetto, all'oggetto in sé per sé ed è effettivamente oggetto di scienza. Tutto ciò che invece non è misurabile perché attiene al soggetto conoscente, quindi ottiene alla mia, alla tua, alla sua sensibilità, effettivamente non è argomento scientifico. D'accordo? È una distinzione detta così sembra banale, invece è assolutamente fondamentale, assolutamente importante. Quindi, l'unica conoscenza che posso considerare scientifica è quella della ragione e la ragione si esprime in termini geometrico-matematici e quando parlo di geometria e di matematica sto parlando della realtà in sé per sé questo è quello che posso conoscere tutto ciò che invece attiene ai sensi alla sensibilità è comunque utile è importante mi serve per rapportarmi ai fenomeni ma non è in sé per sé oggetto di scienza, non faccio scienza con l'olfatto, non faccio scienza con il palato, eccetera, eccetera, faccio scienza soltanto con la mente matematica. Ora è il primo passo, questo, verso una concezione del mondo e della conoscenza radicalmente nuova. Mm. Galileo rimane comunque un filosofo della natura assolutamente realista. Cioè Galileo ritiene che effettivamente la realtà in sé per sé si dà, che la possiamo conoscere e la possiamo conoscere, il gran libro della natura, attraverso la matematica e la geometria. Perché anche Dio ha usato formule matematiche e geometriche per creare e progettare l'universo. Quindi quando io mi rapporto alla natura in termini geometrico-matematici, sto effettivamente facendo un'operazione di realismo, perché quelle caratteristiche sono proprie dell'oggetto in sé, dell'oggetto che sto studiando. La sensibilità l'abbiamo già messa fuori. Ebbene, alla fine del cammino, lo studieremo quest'anno, il prossimo filosofo che prenderemo in esame è appunto Cartesio, alla fine di questo cammino vedremo come anche le forme intellettuali che si riferiscono al linguaggio della matematica e della geometria, che è uno dei due pilastri del metodo scientifico moderno, inizieranno ad essere messe in discussione. Cioè, inizieranno ad essere considerate entro certi limiti soggettive. Mi spiego. Posso farmi legittimamente la seguente domanda? Ebbene, abbiamo detto che il gusto, l'odore, questi sono dati soggettivi, de gustibus, non est disputandum si dice, no, a te quella cosa può piacere, a me può non piacere, io la posso sentire più dolce, eh, tu la puoi sentire meno dolce, eccetera, eccetera. Questo è abbastanza pacifico come concetto. Ma se io a un certo punto mi mettessi a ragionare in questa maniera, ma le formule matematiche, le quantificazioni, le oggettualizzazioni, le misurazioni che vado facendo e sulle quali si fonda la scienza, cui io do un valore oggettivo, ma se quelle dipendessero anche esse dalla mia mente? Cioè, se fosse il soggetto conoscente, la ragione umana, a vedere quelle misure, a vedere quelle quantità nel mondo, senza necessariamente che il mondo sia così. Allora, che ne sarebbe di quella concezione realistica che dicevamo prima? Cioè, l'ordine razionale esiste in sé per sé e io, soggetto conoscente, mi limito semplicemente a rifletterlo a riprodurlo nella mia coscienza, ma esiste in sé per sé. Oppure è la mia mente programmata a vedere le cose in termini quantitativi, geometrico-matematici, e dunque io proietto sullo schermo bianco del mondo, della natura, quello che la mia ragione, che ha un suo ordine, una sua logica, mi consente di proiettare, mi consente di vedere. Vedo quello che voglio vedere in base la mia ragione, io qui non è il singolo soggetto conoscente, è eh, l'umanità in generale, parliamo della ragione umana in generale, oppure mi limito semplicemente a riflettere quel che è, domanda assolutamente legittima, è la domanda che poi si porrà Kant alla fine del nostro percorso di studi di quest'anno e alla quale risponderà in una maniera che poi vedremo. Dunque si passa progressivamente da una visione assolutamente realista, oggettiva, ad una visione in cui la soggettività inizia ad assumere un peso specifico sempre più rilevante. Oggi siamo arrivati, in breve, alla fisica dei quanti e pensate che quando si parla di fisica dei quanti, un concetto ce l'ho chiaro come filosofo, ovvero che non esiste una osservazione in cui il soggetto conoscente lo sperimentatore, lo scienziato non influenzi l'oggetto che sta studiando. E che quindi la variabile dell'osservatore rispetto dello sperimentatore rispetto all'esperimento, al fenomeno che sta studiando è una variabile che bisogna assolutamente considerare. Tutto è così relativo che il concetto stesso di oggettività o di realtà data in sé per sé, prefissata in sé per sé, viene meno. Quindi oggi siamo arrivati a questo. Il primo tassello che salta, no? la prima mattonella sconnessa, quindi la prima separazione tra la questione dell'oggettività assoluta e della soggettività, probabilmente la troviamo in questo passo di Galileo, cioè la distinzione tra le qualità oggettive e le qualità soggettive. Anche qui è un primo tassello, è una prima cosa che salta, è l'inizio di una rivoluzione di pensiero, rivoluzione complessiva, che è quella che poi ha prodotto il mondo contemporaneo. Qui siamo proprio all'origine della concezione del mondo su cui si basa la modernità. Eh, questi sono i primi filosofi moderni della storia del pensiero occidentale e poi dal concetto di modernità si evolverà fino ad arrivare ai giorni nostri il concetto di contemporaneità. In questo senso siamo tutti moderni. Ma insomma, leggiamo Galileo, perché mi sembra che a questo punto io abbia parlato fin troppo. Lui qui sta facendo l'esempio del calore. a inizio fa l'esempio del calore, poi fa un altro esempio che riguarda il solletico. È un passo anche abbastanza godibile, se l'italiano del Seicento fosse alla portata di tutti. Ma prima mi fa di bisogno fare alcuna considerazione sopra questo che noi chiamiamo caldo. Del quale dubito grandemente che in universale ne venga formato concetto assai lontano dal vero, mentre viene creduto essere un vero accidente, affezione e qualità che realmente risegga nella materia dalla quale noi sentiamo riscaldarci. Eh? Cioè, mh, ho bisogno, in prima, in prima battuta, in primo luogo, di fare alcune considerazioni su quello che noi chiamiamo caldo, su quello che noi chiamiamo calore. Quindi si sta interrogando. In intorno alla natura del calore e del calore io dubito grandemente sono fortemente in dubbio che in universale che in generale se ne, se ne formi un concetto appropriato cioè io credo che in generale il concetto che si ha del caldo sia assolutamente lontano dal vero sta polemizzando con gli aristotelici del tempo con gli scienziati del tempo invece Viene ritenuto vero il calore in quanto accidente, affezione e qualità che appartiene in sé per sé alla materia dalla quale sentiamo riscaldarci. Che cosa significa? Noi oggi sappiamo che cosa significa calore o oh, il valore che diamo al calore. Il calore deriva dal movimento. Sono gli elettroni che si muovono, si spostano, più velocemente si agitano le particelle, più si produce energia e questa energia la chiamiamo calore. Il calore è una forma di energia. Allora, l'essenza del calore non appartiene all'oggetto in sé per sé che emana calore, d'accordo? Appartiene ad una determinata condizione della materia. Poi noi sentiamo calore perché l'energia si trasmette da quell'oggetto calorifero, il termosifone all'interno del quale scorre l'acqua bollente. L'acqua bollente è stata riscaldata dalla fiamma della caldaia che va a gas. Eh, L'energia eh, prodotta eh, dal, dal gas infiammato sull'acqua fa sì che l'acqua vada in ebollizione, quindi le particelle si mettono in movimento. Questo movimento si traduce dal punto di vista del soggetto che mette le mani del soggetto umano in questo caso che mette le mani sul termosifone in calore ma nessuno penserebbe in questa maniera il calore è una qualità specifica che inerisce al termosifone in sé per sé perché sappiamo che le cose stanno in maniera diversa ecco all'epoca il pensiero dominante era che il calore Così come altre qualità dipendessero dall'oggetto in sé per sé. Era il mondo anche del mago rinascimentale che non ragionava in termini quantitativi, ragionava in termini qualitativi, ovvero essenzialistici. In ogni cosa c'è un'essenza specifica e io debbo conoscere quell'essenza per poterla in qualche maniera. Padroneggiare che è lo stesso sogno della tecnologia contemporanea, conoscere come funzionano i fenomeni per poterli poi maneggiare, padroneggiare e così via. Quindi qui Galileo sta prendendo le distanze dal pensiero comune. Il pensiero comune ritiene che il calore sia un concetto che inerisce alle cose in sé per sé, mentre invece, c'è cioè un accidente, un'affezione o una qualità che realmente risegga nella materia dalla quale sentiamo scaldarci d'accordo il termosifone l'esempio che facevo prima il fuoco che sta nel camino ovvero gli antichi pensavano che ci fosse un elemento uno dei quattro elementi il fuoco che in sé per sé avesse come essenza propria il calore pertanto io dico che ben sento tirarmi dalla necessità, subito che concepisco una materia o sostanza corporea, a concepire insieme che ella è terminata e figurata di questo o di quella figura, che ella in relazione ad altre è grande o piccola, che ella è in questo o in quel luogo, in questo o quel tempo, che ella si muove o sta ferma, che ella tocca o non tocca un altro corpo, che ella è una, poche o molte, né per veruna immaginazione posso separarla da queste condizioni». Allora io come scienziato, come filosofo naturale, come fisico, eh, mi sento tirare dalla necessità, dunque non posso fare a meno di affermare, di ammettere, che concepire una materia, una sostanza corporea, concepire vuol dire conoscerla da questo punto di vista, significa, questo è il lavoro che fa lo scienziato, vedete il metodo geometrico-matematico, significa definire le seguenti cose. Se ha ah, questa o quella figura, cioè questa o quella forma geometrica, se è in relazione a qualche altra cosa è più grande o più piccola, una misurazione, posso misurare anche la temperatura, no? Se è in questo o in quel luogo, se è in questo o in quel tempo, vedete le costanti che posso misurare, quelle che utilizzate in fisica, quella che studiate voi, la fisica newtoniana, cioè tempo, spazio, il tempo, il luogo, grandezza. Forma? Se si muove o sta ferma? Certo, anche questo lo posso misurare, lo posso verificare. Se tocca o non tocca un altro corpo, se è contigua o meno, anche questo lo posso geometricamente e matematicamente misurare, appurare. Se è una, poche o molte? Eh? Se è una sostanza unica o se la posso dividere in pezzi, o in molecole, o in atomi e così via? Ecco, per me... Le cose stanno in questi termini, cioè le cose che posso conoscere stanno in questi termini. Questi sono i dati oggettivamente misurabili. Altrimenti io non posso avere alcuna immaginazione della cosa. Cioè la posso immaginare soltanto, la posso immaginare in senso scientifico, soltanto nella misura in cui la posso misurare, la posso distinguere, la posso collocare nello spazio e nel tempo. Ma che ella debba essere bianca o rossa amara o dolce, ecco le qualità soggettive, le altre no, oggettive, queste sono soggettive, sonora o muta, di grato o ingrato odore, cioè puzza o non puzza, non sento farmi forza alla mente di doverla prendere da cotali condizioni necessariamente accompagnata, cioè non sento affatto di dovermi basare su questi dati il colore, il sapore, il fatto che sia sonora o muta che risulti produrre o meno un suono che sia di odore grato o ingrato ecco da questi dati qua non sento affatto di dovermi preoccupare in quanto scienziato perché per me non sono dati oggettivi cioè non riguardano la materia in sé per sé non riguardano la cosa in sé per sé sono assolutamente Insignificanti dal punto di vista scientifico. È chiaro che dal punto di vista del palato o dal punto di vista del, eh, della gastronomia, è chiaramente un cibo di cattivo odore, eh, tendo a non mangiarlo, ma questo non ha nulla a che vedere con la scienza, non è un dato scientifico. Perché l'odore inerisce al soggetto conoscente, non alla cosa in sé. Questo è il discorso che sta facendo Galileo. Anzi, se i sensi non ci fossero scorta, se i sensi non ci aiutassero, forse il discorso o l'immaginazione per se stessa non vi arriverebbe già mai. Cioè, se io non avessi il dono dell'olfatto, se non avessi il senso dell'olfatto, non potrei dire se quell'oggetto puzza o non puzza. Cioè, non toglie che io quell'oggetto lo posso scientificamente studiare, inquadrare, misurare, eccetera, eccetera. Per lo che, pertanto, io pensando che questi sapori, odori, colori, eccetera, per la parte del soggetto nel quale ci par che riseggano, non siano altro che puri nomi, solo, solo flatus vocis, nomi, fiato della voce, cioè non sono nulla di oggettivo, nulla di concreto, ma tengano solamente loro residenza nel corpo sensitivo, sicché rimosso l'animale, siano levate ed annichilate tutte queste qualità. Cioè, se io tolgo il soggetto senziente, l'animale cioè la mia sensibilità, ovvero il senso del gusto, il senso dell'olfatto, eccetera, eccetera, queste qualità automaticamente si annullano, ovvero non appartengono all'oggetto in sé per sé, appartengono al soggetto che in quel momento le sta percependo. Ecco perché non sono oggetto di scienza, perché oggetto di scienza sono soltanto i dati che ineriscono alle cose in sé per sé, agli oggetti in sé per sé che dunque sono universalizzabili, studiabili da tutti, definibili da tutti. Quelli che invece ineriscono al singolo soggetto conoscente non sono oggetto di scienza. Torniamo all'esempio del piatto di pasta o di quella forma di, di goulash che a me piace e a te non piace assolutamente. De gustibus. Non si tratta di scienza. Tutta volta però che noi, siccome gli abbiamo imposto, Nomi particolari e differenti da quelli degli altri primi e reali accidenti, volessimo credere che esse ancora fossero veramente realmente da quelli diverse e tuttavia, eh, siccome gli abbiamo dato dei nomi: calore, freddo, dolce, amaro, allora questi nomi qui siamo abituati a pensare in questa maniera. C'è tutta la tradizione aristotelica di secoli che ci induce a pensare in quella maniera. Allora riteniamo che queste cose siano effettivamente. Reali e li consideriamo oggetti di scienza, sbagliamo evidentemente. Io credo che con qualche esempio più chiaramente spiegherò il mio concetto. Quindi prima stavo parlando eh, in particolare del calore, adesso fa un esempio che è legato al solletico. Eh. Io vo muovendo una mano ora sopra una statua di marmo, ora sopra un uomo vivo. Quanto all'azione che viene dalla mano rispetto ad essa mano? È la medesima, sopra l'uno e l'altro soggetto, che è di quei primi accidenti, cioè moto e toccamento, né per gli altri nomi da noi chiamata. Cioè, quello che posso vedere è sempre la stessa cosa. Io prendo e tocco con la mano, faccio lo stesso gesto, sulla superficie di una statua e sulla superficie di un corpo umano, senziente. Il movimento è lo stesso, quindi se vado a misurare il movimento ho lo stesso risultato. Se vado a misurare la Contiguità tra la mano e la statua o il corpo umano che vado accarezzando, la misurazione mi dà esattamente gli stessi dati, è la stessa cosa, ma è anche la stessa cosa la sensazione di solletico? La statua sente solletico? Evidentemente no. E dunque, ma il corpo animato che riceve tali operazioni sente diverse affezioni, secondo che in diverse parti viene toccato. E venendo toccato, verbigrazia per dire, cioè verbigrazia significa questo, sotto le piante dei piedi, sopra le ginocchia o sotto la scelle, sente oltre al comune toccamento un'altra affezione alla quale noi abbiamo imposto un nome particolare, chiamandola solletico. Ma insomma il solletico dipende dalla mano che tocca. Il solletico da che cosa dipende? Dal tipo di movimento? Il solletico? è qualcosa che riguarda il soggetto senziente. È lui che sente solletico, o lei che sente solletico, se viene toccata poi in una parte particolare del corpo, la statua evidentemente no. Quindi non deriva dal tocco in sé per sé il solletico, ma dalla sensibilità del soggetto conoscente che riceve il solletico, la quale affezione è tutta nostra, cioè dell'uomo, e non punto della mano, e non certo della mano, non sta nella mano che tocca. Ma sta nel corpo che riceve il tocco, e parmi e mi pare che gravemente errerebbe chi volesse dire la mano oltre al moto e al toccamento avere in sé un'altra facoltà, ma più o meno misteriosa, diversa da queste, cioè il solleticare. Sicché sì il solletico fosse un accidente che risiedesse in lei. Questo era il modo in cui pensavano gli aristotelici, ripeto, del suo tempo, cioè che la mano fosse dotata di una qualità più o meno misteriosa che è la qualità di solleticare. Ecco, eh, le cose evidentemente non stanno così, la mano non è dotata del dono del solleticare, è il corpo che viene sollecitato dalla mano che sente il solletico, quindi si tratta di una qualità soggettiva, ma se si tratta di una qualità soggettiva non può essere oggetto di scienza. Un poco di carta o una penna leggermente fregata sopra qualsiasi parte del corpo nostro, fa quanto a sé per tutta la medesima operazione che è muoversi e toccare. Ma in noi toccando tra gli occhi il naso e sotto le narici, eccita una titillazione quasi intollerabile, ed in altra parte appena si fa sentire. Cioè, se io prendo non più una mano, ma un pezzo di carta, eh, potete fare la prova anche voi e me lo metto in alcune zone del corpo gli occhi, tra gli occhi, il naso e sotto le narici, e sento un, nemmeno un solletico, una sensazione, eh, questa titillazione che lui chiama intollerabile, insopportabile, poi magari qualcuno è più sensibile, quindi schizza subito via, qualcuno è meno sensibile, anche il solletico, la titillazione per così dire, sono assolutamente soggettivi, questo lo sappiamo, c'è qualcuno per esempio che non soffre minimamente il solletico, piuttosto raro, ma c'è anche qualcuno che non lo soffre. Ora, quella titillazione è tutta in noi, e non è la penna, non è la penna in sé per sé che ha il dono del solleticare o del titillare, o oh, la penna qui è la penna dell'uccello, che poi è anche la penna quella che serve per scrivere, perché originariamente non c'erano le penne bicche di plastica, eh, chiaramente c'erano le penne di uccello lavorate in una certa maniera che tu intingevi nell'inchiostro e le usavi per scrivere, quindi di quella penna lì che sta parlando. E' rimosso il corpo animato e sensitivo, ella non è altro che un puro nome. Cioè la penna, se non la metto vicino a un corpo che sente, rimane una penna. Ma non ha in sé per sé il dono del solleticare. Ora, di simile e non maggiore esistenza, credo io che possano essere molte altre qualità che vengono attribuite ai corpi naturali, sapori, gli odori, colori e altri. E tornando al primo mio proposito, in questo luogo avendo già veduto come molte affezioni che sono reputate qualità risidenti nei soggetti esterni non hanno veramente altra esistenza che in noi e fuori di noi non sono altro che nomi, dico che inclino a credere inclido, inclino assai a credere quindi sono mm, dell'opinione che il calore sia di questo genere cioè che appartenga al soggetto senziente e non all'oggetto in sé per sé e che quelle materie che noi producono e fanno sentire il caldo le quali noi chiamiamo con nome generale fuoco siano una moltitudine di corpicelli minimi in tal e tal modo figurati, mossi con tanta e tanta velocità vedete qui c'è già in luce il pensiero moderno di che cosa sia il calore no? questi corpicini minuscoli che si muovono, gli elettroni, ora non uso il termine elettrone, ma vedete, c'è già questa idea, li quali, i corpicelli che si muovono, incontrando il nostro corpo, lo penetrino con la loro somma sottilità, cioè sono estremamente sottili, Sentito da noi sia l'affezione che noi chiamiamo caldo grato e molesto secondo la moltitudine e velocità minore o maggiore di essi minimi che ci vanno pungendo e penetrando, sicché sì grata sia quella penetrazione di questi corpicelli minimi nella nostra pelle attraverso il nostro corpo, per la quale si agevola la nostra necessaria insensibile traspirazione. Molesta quella. Per la quale si fa troppo grande visione e risoluzione della nostra sostanza. Insomma, il calore si trasmette da un corpo a un altro corpo attraverso queste particelle minime che penetrano nel corpo sensibile e questo calore può risultare eh, tollerabile o addirittura gradito o intollerabile a seconda del numero di queste particelle, È una visione quasi democritea. E della velocità con cui penetro nel nostro corpo eh, rispetto a so, un numero più rarefatto, ad una velocità minore. Poi abbiamo più o meno bisogno di calore a seconda della temperatura esterna, ma il senso del percepire calore risiede ripeto, nel soggetto che riceve il calore. Il calore in sé per sé è puramente un nome, perché io non posso studiare la qualità, l'essenza del calore, posso al limite individuare, studiare. Questi corpuscoli che si muovono, posso ridisegnare il movimento di questi corpuscoli, sempre che riesca evidentemente a percepirli, all'epoca non avevo gli strumenti per farlo, sicché, insomma. L'operazione del fuoco per la parte sua non sia altro che muovendosi penetrare con la sua massima sottilità tutti i corpi, dissolvendogli più presto o più tardi secondo la moltitudine e velocità degli ignicoli – li chiamo così, non elettroni, ma ignicoli, particelle di, di fuoco – e la densità o rarità della materia dessi corpi. Cioè, se la materia che riceve questi ignicoli è più o meno densa, dei quali corpi, molti ve ne sono, dei quali nel loro disfacimento – la maggior parte trapassa in altri minimi igni e va seguitando la risoluzione finché incontra materie risolubili, il calore poi si trasmette da un corpo all'altro a seconda della densità stessa di questo corpo, ma lo sappiamo è un'energia che si trasmette da un corpo all'altro. Ma che oltre alla figura la figura, la forma, moltitudine, il numero, moto, movimento, penetrazione e toccamento, sia nel fuoco altra qualità quindi, un'essenza qualitativa e non puramente quantitativa, e che questa qualità sia il caldo, concetto astratto, io non lo credo altrimenti. Estimo che questo sia talmente nostro che, rimosso il corpo animato e sensitivo, il calore non resti altro che un puro e semplice vocabolo. Cioè, se io tolgo l'essere senziente, l'animale, il termine calore diventa un puro e semplice vocabolo, un termine. Non ha nessuna. Rilevanza in sé per sé. Posso calcolare infatti la temperatura, posso dire che su Venere c'è una temperatura di 500 gradi eh, al suolo, eh, che è un'atmosfera assolutamente infernale. Ma io aggiungo infernale e immagino questi 500 gradi che sono assolutamente ostili alla vita. Dal mio punto di vista sensibile, ma in sé per sé non ha nessun significato se non in termini di atomi, eh, di molecole. Eh, eh, di atmosfera di Venere eccetera eccetera, quindi qualcosa che posso studiare, misurare e così via. No, no, ma infatti io questo l'ho premesso nel, nell'introduzione che ho fatto al passo e chiaramente oggi noi abbiamo una visione ancora più eh, raffinata, molto più raffinata. Le distinzioni che fa Galileo sono soltanto come dire un primo strappo. Eh, eh, rispetto ad una visione, quella aristotelica, quella scolastica, che immaginava che nelle cose ci fossero delle essenze qualitative, oggi eh, noi ci siamo spinti al punto da poter definire in termini oggettivi anche la soggettività. Pensa al rapporto che c'è tra eh, analogico e digitale: che cosa significa? Significa che oggi siamo in grado, attraverso i computer, di ricreare delle immagini sensibili che ne so, un, un colore attraverso la programmazione digitale, cioè lo, lo vediamo bene, ma ci siamo arrivati grazie a Galileo grazie alla matematica, cioè se tu vai a vedere nel, nel, nel software nel sistema operativo no? quel colore lì in particolare è un tot numerico di blu, un tot numerico di giallo un tot numerico di rosso, cioè la CPU L'intelligenza del computer non sta processando delle essenze che chiamiamo colori, sta processando dei numeri, ma al tuo occhio, al mio occhio, l'occhio dell'utente umano, quel numero lì, calcolato alla velocità della luce, appare come il colore rosso, quell'altro come il colore verde e così via. Quindi il rapporto tra analogico e digitale ci fa capire chiaramente come dal primo tassello. Rotto per così dire, della vecchia concezione, rotto da Galileo, si è giunti adesso ad una situazione assolutamente più complessa, più elaborata. però di fatto, siamo in grado anche di misurare, entro certi limiti credo, siamo in grado anche di misurare la chimica del corpo. O della mente in relazione alla chimica dell'oggetto sensibile con il quale entriamo in collegamento. Quindi è quello che dici tu: la biochimica, insomma, poi la chimica dell'organismo è assolutamente interessante. Infatti, chi studierà poi medicina farà degli importantissimi esami di chimica, di biologia, di biochimica Che no? studia proprio la relazione che c'è tra eh, i corpi senzienti che hanno anche loro una logica, però. Eh, come dire, eh, geometrico-matematica, scientifica in quel senso lì, cioè anche lì non si parla di calore in sé per sé, ma di percezione del calore, quella percezione del calore dipende da determinati ricettori eh, neuronali, ma anche il cervello funziona un pochino come una CPU, cioè anche il cervello trasforma dei dati che sono delle de 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 scosse elettriche, le scosse elettriche sono sempre movimento di elettroni, eccetera, eccetera, in immagini, in forme. Anche questa è una spiegazione di tipo scientifico, ma capite, eh, questo è rivoluzionario perché la, è una delle prime volte in cui si pone questa distinzione. Poi la strada ancora è evidentemente è lunga. Vabbè, spero che a qualcuno di voi interessi, soprattutto a quelli che studieranno scienze, forse si ricorderanno di qualcuna di queste lezioni e capiranno come appunto la scienza ha una sua storia, una sua evoluzione, e ha una sua visione del mondo e queste visioni del mondo Viva il Dio cambiano e sono cambiate e continuano a cambiare oggi e chissà come cambieranno da qui a vent'anni, come vedrà il mondo la scienza da qui a vent'anni.